parlando di danza, oggi è il 29 aprile e in tutto il mondo si festeggia la giornata internazionale della danza. Come diceva lei, spesso con la danza si può trasmettere più di 1000 parole. Ma com'è la situazione vista dai suoi occhi e dalla sua esperienza, la situazione della danza in Italia oggi? Ma diciamo che io sono abbastanza positiva e ottimista in questo senso, perché ogni volta che ho l'opportunità di vedere uno spettacolo di danza, il teatro è sempre pieno, il pubblico ha voglia di vedere artisti che esprimano qualche cosa, ha voglia di vedere danzare, poi danzare ti fa sentire più leggero, ti fa entrare in un mondo un po' così, uno non pensa più alle proprie cose, quindi con la danza uno vede e poi gli arriva, può pensare lui quello che vuole, non c'è un discorso obbligato. Non lo so, io ricordo per esempio quando chiedevano a Béjart di spiegare il balletto che avrebbero visto poi. Lui non ha mai spiegato nulla, ha detto l'importante è che vi arrivi un'emozione, sta a voi decidere poi la trama, il soggetto, quello che volete. Io non vi dico nulla. E io trovo che sia giusto perché ognuno di noi è un caso a sé, nel senso che... un gesto a me può toccare in un certo modo e un altro in un altro, quindi come si possono spiegare? Come si può spiegare la danza? A volte non ci si spiega neanche parlando così, in linguaggio del supermercato, secondo me. Parlando di grandi artisti, io vorrei in questo momento entrare nella sua mente e rivivere i suoi ricordi, perché deve essere come rivivere un film bellissimo, di momenti non solo in scena ma anche privati bellissimi, dividere emozioni. Io ho una cosa molto particolare, io ho fatto la scuola della Scala chiaramente e ogni anno si faceva il saggio finale, quindi la Scala, avete presente, è un teatro molto grande. C'è quell'attimo prima che inizi lo spettacolo dove si spengono le luci, il sipario è ancora chiuso e c'è quella frazione di silenzio prima che inizino le musiche e poi si apre il sipario. Ebbene, io da quando facevo i saggi fino alle ultime volte che mia madre aveva l'opportunità e ha avuto di venirmi a vedere, io sentivo il suo colpo di tosse. Questi per me sono momenti, e io automaticamente dalle quinte sentivo il suo colpo di tosse e si vede che mi è rimasto qualcosa, perché io quando mi emoziono a tutt'oggi ho la tosse. Queste sono le cose più che mi hanno accompagnato per tutta la mia vita. Impresse le cose affettive, poi i successi, le cose, tutto il resto passa, però le cose vere per me sono queste. Farei delle pause lunghissime alla Celentano tra una frase e l'altra perché mi vengono in mente mille cose. Una parola che ha usato molto spesso nella nostra conversazione oggi è la parola emozione, e sono d'accordo con lei che spesso forse la frenesia della vita di oggi non ci fa cogliere le emozioni. Allora, visto che oggi abbiamo tanti talenti giovani che vorrebbero, sognano di diventare dei ballerini professionisti, un piccolo consiglio per imparare a godersi veramente l'emozione e pensare meno al successo, come diceva lei? Ma ripeto, i consigli sono sempre la cosa più difficile per me per poter dare, però quello che posso dire è che l'importante nella vita, come per loro che stanno intraprendendo questo tipo di professione, è entrare con umiltà, spogliarsi di tutto quello che possono essere le esteriorità inutili e dire: io sono qui perché amo quello che sto facendo, sono qui perché voglio essere una che danzando ha emozione e dà emozione. Questi qui sono traguardi che nessuno vi può insegnare, siete voi che dovete pian piano costruirveli, pensarveli e mettere così come un mattoncino giorno per giorno dei piccoli traguardi che ve li ritroverete poi nell'arco degli anni
E sono bagagli che nessuno vi può insegnare, né vi potrà togliere soprattutto, perché la danza è un qualche cosa che vi rimarrà dentro, e se l'avete costruita bene è un bene preziosissimo. Devo togliermi una piccola curiosità, perché sennò io poi non ce la faccio. Allora, io ricordo uno dei primi spettacoli che vidi fu il Bolero di Ravel. Forse è per questo che sono qui oggi. Ricordo di averlo visto, ero molto piccola, uscì un film e da lì mi colpì. Poi non è una musica che magari un bambino può subito, abituato a vedere i cartoni animati, può amare. Però poi con gli anni ho capito l'importanza e la bellezza di quello spettacolo. Allora le chiedo, quando lei per la prima volta danzò quello spettacolo, capì immediatamente che sarebbe stato uno spettacolo indimenticabile, o sono una di quelle piccole cose che uno capisce con gli anni? Ma io posso dire che Bolero chiaramente è stato un pezzo molto importante, l'ho ballato non so quante volte, però non è stata la cosa più importante che ho fatto. Anzi, non ce n'è uno in assoluto. Bolero, mi rendo conto che vuoi la musica, vuoi la coreografia, vuoi questo tavolo rosso, vuoi questi movimenti particolarmente intriganti, con molto erotismo dentro. Io lo capisco che per il pubblico è qualcosa che prende molto. Però ecco, quello che io ho cercato di trovare e di dare col mio Bolero non è stato tanto un messaggio di questa donna che voleva assolutamente concupire questi 40 uomini che aveva attorno. Volevo lanciare un messaggio più che altro di testa, un messaggio molto molto che non scendeva nell'ovvio, nel banale, perché a volte ci può essere un'intesa molto più sottile che va al di là del movimento sfacciato, del movimento ovvio. E quindi cercavo di catturare con lo sguardo, come se fosse una specie di iniziazione a un qualche cosa che poi doveva esplodere. L'ho sempre interpretato con questo senso, e devo dire che la tensione che riusciva a creare io stessa poi l'avvertivo. Forse è stata questa la cosa magica, credo. Per chiudere, lei è una persona che non riesce mai a star ferma, perché segue spesso tanti progetti. Progetti per il futuro, il suo prossimo progetto artistico? Ma il prossimo progetto artistico dunque sarà di riprendere uno spettacolo che ho fatto con Susanna Beltrami, che amo moltissimo, si chiama Ukiyo-e. È uno spettacolo particolare dove vengo fuori io, quella che sono oggi, insomma, questo è importantissimo. Poi è una cosa che spero, perché io sono sempre una che osa, mi è stato proposto una cosa abbastanza particolare per il teatrino di corte al San Carlo di Napoli, dove farò un Don Giovanni al maschile, al femminile, cioè, scusate, io. E quindi vediamo. Lei sarà il Don Giovanni? Io sì. Perché Don Giovanni, come simbolo di seduzione, può essere comunque un messaggio che è universale, non c'è maschile o femminile, la seduzione è un qualche cosa che è lì, impalpabile, e basta saperla proporre nella maniera giusta, ovviamente, speriamo. Grazie, per noi è stato veramente un onore. C'è solo un modo per gratificare. Abbiamo pensato innanzitutto un mazzo di fiori con un colore non casuale, perché è il colore rosso è un colore che no, chiaramente è molto legato a lei. Grazie. E poi soprattutto un premio speciale, un premio all'artista, che è il minimo. Grazie. È complicato la vita. Grazie. Allora aspetti, le prendo il mazzo di fiori. Grazie molto a tutti.
Vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dato e adesso alla seconda parte. Cioè, no? Allora, io vorrei sul palco l'assessore perché so che anche il comune di Rogole va a ringraziarla. Facciamo le foto di Rita. L'assessore. Da parte del comune, perché comunque quando le ricordo alla signora Savina, aspetta io qui, che c'è stato appunto l'invito e la signora ha accolto il nostro invito e l'evento è patrocinato dal comune, l'assessore era molto contento che una grande artista come la signora Luciana Savignano avesse accettato l'invito, quindi un riconoscimento ufficiale anche da parte del comune di Roma. Ci aspetta un secondo tempo, spero le piaccia, e vabbè, cioè, purtroppo c'è anche Filippo. C'è Filippo dopo la Savina. Grazie. Signora Saviano, per l'amor del cielo, piano. Cioè, lei è un patrimonio della danza. Cioè, capisci? Se lo faccio io, ci lascio una rotula lì. Visto che io non ho il suo fisico, io faccio le scale. Sì, poi per una volta che ti metti la gonna, quindi grazie alla signora Savignano e Irene Romano.